Ho preso atto che in questo momento è iniziato un nuovo ciclo della squadra che io mi auguravo che avvenisse. Abbiamo lavorato in questi giorni perché ciò accadesse. L'approccio a me interessava, al di là del risultato, che sicuramente fa piacere a tutti, ma a me interessava l'approccio della squadra. Oggi l'approccio è stato un approccio positivo, una squadra volitiva, unita, compatta. Sicuramente necessita ancora di essere registrata in alcune situazioni. La mia presenza qui è nata proprio dall'esigenza di vedere De Visu, come dire, quelle che sono le necessità, quelle che sono gli aggiustamenti che necessitano per migliorare la squadra e renderla più competitiva e sicuramente, come dire, renderla tranquilla, tranquillizzare un po' la gente, perché la gente se uno pensa, dice, ma qui siamo giustamente penultimi in classifica, avete ragione, siamo venuti in classifica, però le potenzialità della squadra sicuramente non meritano quella precedente, non meritava la posizione in classifica. Purtroppo siamo stati falcidati da infortuni, da una serie di fattori imponderabili che hanno inciso in modo significativo sui risultati. Adesso stiamo, come dire, lavorando per voi, cartelli in corso, sai, visto? Lavori stradali, in questo momento lavori in corso per migliorare la squadra nei vari reparti e renderla più competitiva e soprattutto più aggressiva, come dire, più dotata di ferocia agonistica, che oggi come dire, si è palesata, perché senza la ferocia agonistica, lo spirito di gruppo, la determinazione non si va da nessuna parte. Io sono andato sotto la curva per dire, non per avere applausi, perché tanto qui, ricordate, la riconoscenza è il sentimento dell'attesa. E vi dico una stata cosa, l'irriconoscenza dice sempre più grande della misericordia divina che pure infinita, quindi pensa un po' che situazione è. Quindi questa cosa io sono andato per dire, guardate, solo non per ricevere applausi, per dare una rassicurazione, dicendo sono ritornato in prima persona ad occuparmi di questo problema, quindi state tranquilli che adesso, quello che sto dicendo adesso, lavoro in corso. Significa che le cose le seguo in prima persona, perché significa che se prima avevo seguito le cose a distanza, oggi le seguo in prima persona. Prima persona che direttamente tratto io per migliorare la squadra, per fare le cose, perché ritengo, io sono uno dei due soci, mi devo assumere la responsabilità di questo insieme a mio cognato, delle scelte che si fanno e che tu puoi agire, come dire, per delega o puoi agire direttamente. Io in questo momento agisco direttamente. Era richiesta a furor del popolo la mia presenza, perché nella vita ognuno di noi è quello che è. Cioè, sai, te lo ricordi il Marchese Arghillo, no? È uguale. Allora, che sulla base di questo, ognuno nasce con DNA, con carisma, con una capacità, con un'incapacità, quello che c'è. Può darsi che qualcuno gli riconosce a qualcun altro delle capacità, e sicuramente la voce del sottoscritto forse ha un peso diverso, non spoglio io. Per due motivi, adesso vi dico, primo ho lasciato fare, secondo non mi dimenticate, perché io ho la memoria bella lunga, per come dire, dell'elefante. Qualcuno mi accusava in passato di voler far sì che la Risenitana fosse una dependance della Lazio, e io da quel momento in poi ho tolto tutti i giocatori della Lazio, proprio per evitare che qualcuno pensasse che ci fosse un processo di colonizzazione, siccome non era questo. Alla luce di quello che è successo, quindi siamo andati a prendere giocatori, guardate com'è la cosa, il sentimento della gente, no? Allora, se porti i giocatori giovani, porti i giocatori giovani, non c'è l'esperienza, c'è. Se porti i giocatori d'esperienza, no, sono vecchi, non c'è giocatori. Allora che succede? Allora, sulla base di questo, i giocatori che abbiamo portato sicuramente non è gente che sono disoccupati, perché sono tutti giocatori che sono stati riconvertiti, purtroppo non hanno, come le piante, non hanno attecchito. Il terreno forse non era fertile, non era idoneo, l'ambiente non lo so, quello che è, oppure dipende pure dalla pianta che c'è le radici troppo corte e quindi allora può darsi giù scarsi, però tieni presente che alcuni giocatori, Eusebio era il capocannoniere del coso, non mi sembra che fosse, purtroppo poi si è fatto male, se cominciamo a prendere tutti gli altri giocatori, Lanzaro aveva giocato all'epoca in varie competizioni, cioè è capito, Lanzaro, adesso abbiamo... Non ci può stare, se invece secondo me non ci poteva stare, il frate Verò è andato via. Ho cominciato a ridisegnare una logica di innanzitutto di intervento tattico su come deve giocare questa squadra, perché i giocatori non è che tu, se uno va al supermercato, pago uno, compro tre, no? Si prende la rinfusa, no, non è così. Uno prende i giocatori pensando di utilizzare un assetto tattico.
Sulla base di questo abbiamo ridisegnato una squadra che, se avete visto, al centrocampo sono state inserite due figure: uno è Rolando, che chiaramente giocava nell'Empoli, la squadra di Serie A, un altro è Zito, che è un buon giocatore, una buona mezzala, che uniti a quelli che ci abbiamo come dire, rafforzato e rinforzato il centrocampo per quello che serve. Sugli esterni ritengo che Economidis sia migliore di Troianello, questa è la mia idea. È beato lei che lei, allora fa la cosa, mettete a fare il posto mio, vediamo. Ecco, meno male. Allora, però Troianello ha giocato nel Palermo, ha giocato nel Palermo, a Bologna, eccetera. Poi c'aveva sta fama che dovunque andasse si vinceva il campionato, diceva, beh, ma che sono sopportato scaramanticamente, che ne so. Io dico questo, allora ho detto su questo, ho preso Goromidis e l'ho convinto a venire alla Lazio, perché Goromidis è un ragazzo di 20 anni, però è titolare della nazionale A dell'Australia.